Ciao a tutti e ben ritrovati all'interno dello studio di CF Recensioni. Lui ormai, non lo so, ha deciso di fare da solo. Allora, se lo metto giù inizia a piangere, si sta abituando a me. Va bene, ok. Allora, oggi parlerò del morso in fotografia, ma non prima di ricordarvi, di avervi ricordato ancora una volta di iscrivervi al canale, di attivare il tasto di notifica della campanella, di condividere i video, insomma, supportate il canale e supportate soprattutto... Io supporto lui, voi supportate me e soprattutto supportate noi. Ah, lui sta facendo... si sta... Vabbè, sigla! In fotografia, quando si parla di morso, si fa riferimento ad un difetto legato alla nitidezza. E beh, perché noi siamo continuamente alla ricerca di questa nitidezza assoluta all'interno degli scatti fotografici. Però non è sempre così. Si parla ad esempio di morso, si parlava di morso creativo, artistico, già dagli inizi del Novecento, quindi quando attraverso quindi questo effetto di morso ricercato e voluto, per cui si iniziava a sperimentare, si cercava appunto di dare un senso più creativo e più artistico alle immagini. Ora il morso può interessare tutta l'immagine che abbiamo davanti nella scena o una parte dell'immagine. Questo poi dipende o dai movimenti, cioè o da fattori che dipendono da noi, quindi dai movimenti della nostra macchina fotografica, che possono essere provocati da una serie di motivi che ovviamente dipendono anche da noi, oppure dai movimenti provocati dal soggetto presente nella scena, se si tratta ad esempio di un soggetto in movimento. Quindi questo può determinare anche delle situazioni di morso differenti sullo stesso soggetto, sicuramente condizionati dalla dinamicità del soggetto stesso. Cioè questo è un fenomeno quando sostanzialmente ci troviamo di fronte ad un soggetto in movimento. Perché? Perché al di là di tutto noi possiamo avere davanti una scena in cui tutti i soggetti, ma la scena stessa è una scena statica, e ci sono anche ad esempio dei soggetti fermi, statici, e allora in questo caso qui sicuramente il morso è provocato da noi. Oppure ci troviamo di fronte ad una scena, ad una composizione all'interno della quale ci sono dei soggetti o degli oggetti in movimento. Allora qui si tratta poi di rapportare la nostra velocità di scatto rispetto alla velocità del movimento della scena, cioè dei soggetti o degli oggetti che ci troviamo davanti, perché queste discrepanze, cioè la differenza di tempo tra il nostro movimento, quindi tra il nostro tempo di scatto e il movimento, la velocità del movimento degli oggetti o dei soggetti che ci troviamo davanti, crea delle condizioni differenti che portano a degli scatti con dei risultati completamente diversi. Quindi le cause sostanzialmente sono due, cioè la prima è legata al tempo di scatto, ok? Al tempo di esposizione, parliamo di tempo di scatto. La seconda invece, la seconda causa è legata al movimento degli oggetti. Poi qui entriamo anche nel merito di altre questioni che poi magari spiegherò in un altro video, perché se ci sono più oggetti o più soggetti all'interno della scena in movimento, allora poi si parlerà di velocità angolari differenti, per cui magari risulterà più sfocato, più mosso, ok? Parliamo di mosso, risulterà più mosso un soggetto più vicino all'obiettivo rispetto a quello più lontano, ma ci saranno delle differenze anche tra i vari soggetti che coprono la scena in posizioni differenti, pur rimanendo magari sullo stesso piano. Questi sono argomenti più complessi che, se mi richiederete di argomentare, sicuramente farò con piacere. Faccio una piccola premessa tra una foto mossa e una foto sfocata. Allora, una foto mossa è una foto in cui tutti gli elementi, ok? Quindi l'intera fotografia, tutti gli elementi della composizione risultano mossi. Quindi è una foto, diciamo, tendenzialmente sbagliata. Una foto invece sfocata è una foto all'interno della quale il soggetto o l'oggetto che dovevamo mettere a fuoco non è stato messo a fuoco, quindi quel soggetto, quell'elemento risulterà sfocato. Poi magari a volte succede che vogliamo mettere a fuoco un soggetto, non ci riusciamo, comunque questa cosa non avviene,
mettiamo a fuoco un altro soggetto e comunque il risultato finale può essere un risultato gradevole e piacevole. Ritornando al mosso, voglio anche introdurvi brevemente al discorso del micromosso, che si ha in tutte quelle situazioni nelle quali noi provochiamo sulla nostra macchina fotografica tutta una serie di vibrazioni che possono essere quindi indotte dai nostri movimenti, ma anche quando ad esempio noi pigiamo il tasto di scatto, no? Quindi non solo possiamo provocare una vibrazione sulla nostra macchina fotografica, ma tra le altre cose provochiamo anche il ribaltamento dello specchio, ad esempio nel caso delle reflex, che si può ovviare attraverso quindi il sollevamento preventivo dello specchio. Quindi noi premiamo il tasto a metà, aspettiamo 2 ma anche 3 secondi in maniera tale da smorzare al massimo le vibrazioni, oppure ancora ad esempio nel caso di utilizzo di un teleobiettivo che è molto più pesante rispetto o piuttosto che ha un grandangolo, o ancora ad altre vibrazioni che possiamo provocare attraverso un eccessivo tempo di esposizione. Cioè i fattori sono tanti, sicuramente l'utilizzo di un treppiedi risolve quasi tutte queste questioni, però c'è lo scatto temporizzato, l'utilizzo di un intervallometro, l'utilizzo di un telecomando, di un'applicazione esterna per poter provocare quindi lo scatto senza toccare la nostra macchina fotografica. Cioè le soluzioni sono tante. Però vi rimando ai prossimi video, gli argomenti saranno tanti, e vi ricordo ancora una volta di iscrivervi al canale, supportare questi miei video, queste mie recensioni, mettere un bel like, un pollice in alto, attivare il tasto di notifica della campanella, e sicuramente ci rivedremo alle prossime recensioni. Ciao a tutti!